Cena di San Valentino al Belsito Hotel Le Due Torri. Info e prenotazioni 0825 67 0001. Una soluzione quale potrebbe essere? La soluzione va trovata nel raccordo di tutte le istituzioni e tutte le, diciamo così, ripeto, in una convergenza per tentare di mettere in campo la soluzione immediata che può essere nient'altro che trovare un privato che recuperi questo deficit che ha il sistema della mancanza dell'autorizzazione, che pure stiamo portando avanti. Ma se uno chiede, porta avanti un progetto per avere un'autorizzazione e viene costantemente preso di mira, nel senso chi lo fuori corso, chi vuole ricorrere al TAR, chi vuole smontare il tuo stile, cioè ci sono reazioni di vario tipo. È difficile riuscire a fare le cose senza l'impiantista, è difficile riuscire a raggiungere un obiettivo se non hai lo strumento per poterlo fare, mi pare, no? Abbiamo fatto la gara e la gara è stata giudicata, dovevamo attivare il servizio il giorno 6 e il privato è venuto meno, quindi l'ordinanza scadeva il giorno 8 e quindi siamo dati da fare. Quindi siamo partiti un mese prima. Sicuramente il clima che c'è in giro non aiuta e non favorisce di lavorare in modo tranquillo. Quindi se questa attività per la quale noi non siamo autorizzati, la società si è sempre avvalsa di privati e i privati non rispondono alle gare o chi risponde poi viene evidenziato due giorni prima dell'inizio dell'attività che non è provvisto delle autorizzazioni necessarie che si siano perfezionate.